vini naturali, biologici, biodinamici e organici, o comunque li vogliamo chiamare, una nicchia che mette la testa fuori dalla nicchia per diventare un esempio per tutto il mondo della viticoltura italiana. Abbiamo parlato con i produttori, alcuni dei più rappresentativi di questo piccolo mondo, anche di quello che sarà il futuro in termini legislativi, su cui però una normativa non sembra una necessità così stringente. È un segnale importante ed è un segnale che va colto, perché c'è uno spazio libero ed è importante che qualcuno, voglio dire, lo colga e si presenti senza paura. Quando si suonava, cioè faccio l'esempio della musica, si suonava in una cantina, si suonava per noi principalmente, poi si era contenti di poter fare il primo concerto davanti agli amici, si era contenti di poter fare il primo concerto un po' più grande, magari si poteva aprire un concerto per un gruppo un po' più importante e così via. E forse nel pensiero l'idea di un giorno poter suonare, non so, appunto a Wembley davanti a 100.000 persone accompagna qualsiasi prova dentro in sala. E forse questo anche il movimento del vino naturale, non deve aver paura di presentarsi al grande pubblico, non deve chiudersi in un recinto, non è necessario. Le competenze ci sono le capacità del singolo e la capacità soprattutto del pubblico di discernere, di capire che cosa vale la pena e di cosa non vale la pena. E appunto, senza paura di un giorno dover essere anche additati, di essere diventati addirittura commerciali. Io credo che sia nell'ordine delle cose, quando qualcosa cresce diventa di uso e consumo di una platea più grande, per cui se commerciale deve essere, senza paura. Il vino biologico è regolamentato, secondo me chi agisce dall'interno potrebbe, diciamo così, applicarsi e fare in modo che tutte le direttive relative alla produzione di vino biologico possano diventare più stringenti, ed è una possibilità, voglio dire, concreta. Basta applicarsi, basta andare nei tavoli tecnici e partecipare alla discussione. Il vino biodinamico è, dall'associazione Demeter, associazione Italia, piuttosto dalle varie associazioni Demeter in giro per tutto il mondo, è regolamentato, per cui, voglio dire, è già presente, è già in essere. Non esiste ancora, o diciamo così, ci sono degli approcci, ci sono dei momenti, voglio dire, di incontro dove si ragiona sul fatto se regolamentare o darsi un'ipotesi di come definire il vino naturale, ok? E io qui esprimo un parere di tipo personale, almeno ai miei occhi non è necessario, io non lo vedo come un passaggio necessario, perché nel momento in cui lo si fissa è di dominio di tutti quei soggetti che il mondo dei vini naturali non vorrebbe avere all'interno, cioè, per cui sarebbe creare un recinto o comunque un'ipotesi, voglio dire, normativa che è già tecnicamente fattibile anche dall'industria, per cui avrebbe ai miei occhi poco senso. Allora, il vino senza solfiti è ai blocchi di partenza anche dai grandi gruppi, è già tutto pronto. Nel momento in cui decidiamo di darci una norma abbiamo aperto le porte, per cui per me non serve. Il problema non è il vino, non è il territorio, che abbiamo dei territori splendidi in tutta Italia e ognuno per un suo versante. Il problema talvolta, per la maggior parte dei casi, è la testa dei produttori. Non di tutti, grazie al cielo, perché in questa parte forse capiamo che c'è ancora gente che sta a cuore quello che può dare la terra, l'espressione di un territorio. Questo sicuramente può far parlare un territorio, essere orgoglioso di un territorio. Non dobbiamo soffrire di complessi, di inferiorità rispetto a nessuno al mondo. L'Italia è una cultura dove si fa vino da 2000 anni. Se in 2000 anni non abbiamo capito che prima della quantità viene la qualità di un prodotto, beh, allora siamo destinati a morire, come è giusto che sia. Bisogna capire una cosa, che non esiste il vino naturale, quello che avete detto, ma è la regola il vino, perché per fare grandi acidità ci vogliono acidità naturali. Perciò quello che vi voglio dire, il termine naturale va in contraddizione con vino, perché il vino dovrebbe solo essere fatto così, cioè non c'è un altro vino.
perché altrimenti io li chiamo delle soluzioni idroalcoliche al gusto di vino, che perciò è un concetto diverso di vino. È la gente che talvolta non ha capito questi concetti e talvolta a queste persone è anche inutile spiegargli la cosa, che come diceva il mio vecchio buon nonno, se vuoi insegnare qualcosa all'asino perdi tempo e infastidisci la bestia. Perciò spiegargli certe cose mi sembra inutile. Se uno non ha ancora capito che il vino deve essere così, in controparte devo dire che il vino naturale non può permetterci di spacciare per naturale dei vini difettati. Perché se un vino è difettato, sarà anche naturale, ma è naturalmente difettato. Questo io non lo accetto. Il vino naturale deve essere naturale e buono. Perché farmi violentare la bocca da un vino difettato io non ne ho la minima idea, non ho la minima intenzione. Non servirà a niente, perché comunque arriveremo a averla fatta da gente che di vino non capisce niente, che non gliene frega niente, che seguirà sempre e comunque gli intenti e le lobby più potenti del vino. A questo punto vediamo già cosa sta succedendo con il naturale, con il biologico, che secondo me è un cercare di rifare la verginità a certe aziende che l'avevano persa. Perciò non penso che neppure una legislazione, perché neanche il legislatore non ha la cultura per poter promulgare ed emanare una legge che riesca veramente a controllare tutto il settore in modo omogeneo, organico e sicuro. Io non mi sento una nicchia e mi sento già nella rivoluzione culturale del vino, del contesto del vino, perché siamo all'interno del mondo del vino quelli che hanno continuato quello che facevano i nostri predecessori, i nostri padri, i nostri nonni, ma con un'attenzione, una tecnologia diversa, ma che sta assolutamente attenta all'ambiente. Fondamentalmente è questo, è stare molto attenti all'ambiente. A noi ci preme questo di fatto. E questa è una rivoluzione nell'ambito di tutta l'agricoltura mondiale, che sta soltanto seguendo le false pretese di chi consuma, cioè di chi sta soltanto producendo per il consumo e non per alimentare effettivamente la gente. Il vino è ovvio, ormai non fa parte più dell'alimentazione, no? È un cult, se vuoi, però se lo facciamo in un certo modo sicuramente può essere una rivoluzione culturale all'interno di tutta l'agricoltura. Non per questo noi non abbiamo dei paletti, ma sono i nostri paletti culturali, quelli che abbiamo scelto di intraprendere già da 40 anni. Noi abbiamo iniziato come azienda Aurora nelle Marche 40 anni fa, nel 1979, quando non si parlava assolutamente di agricoltura biologica, non se ne conosceva nemmeno il termine. E non per questo non ci siamo dati paletti. I nostri paletti erano quelli, l'attenzione all'ambiente, l'attenzione al paesaggio. Abbiamo piantato più siepi e querce che vigne, proprio per questa attenzione, per questa ricerca dell'ambiente sano, di un ambiente bello. La vigna ci è servita per vivere, per campare, perché era la cultura, la coltura che si faceva nella nostra zona per la maggior parte, quindi anche quella era la nostra tradizione, il nostro modo di vivere. Però voglio dire, il paletto di per sé serve a poco, serve per dire riesco a superarlo, faccio in un qualche altro modo. Il paletto deve essere dentro di noi, deve essere la nostra cultura di fare le cose. Alla fine il senso del lavoro nostro, come tutte le avanguardie, per un periodo è stato quello della rottura. Se uno pensa a Fontana, taglia una tela e fa scalpore per quello. Però poi dopo, come le avanguardie, hanno bisogno poi di una sintesi. E quindi quella rottura che era necessaria anche con certi momenti di estremo eclettismo da parte di chi ha fatto vino in quel periodo lì
e quindi di criticità, di vini anche legati veramente a delle piccole storture, delle piccole, a un piccolo strillio che c'era. In realtà poi adesso si sta ricomponendo in una maturità del movimento, e quella maturità di questo movimento in realtà è contagioso, ma è contagioso perché non è una moda, ma fondamentalmente è la capacità di far comprendere che per interpretare bene i nostri vitigni, i nostri suoli, bisognava fare semplicemente un piccolo, non passo indietro, non è il concetto della decrescita felice, che io non ho mai sposato anche da un punto di vista terminologico, proprio la decrescita non mi piace, ma è una questione più legata proprio a una visione olistica, a una visione di complessità, a un pensiero che ha ritrovato un suo essere nella ricerca di equilibri differenti, interpretazioni dei suoli attraverso la naturalità. La naturalità è quella che poi fondamentalmente ti fa produrre dei vini che abbiano e trasmettano quell'energia, quella personalità che hanno i produttori. E questo approccio e questa energia che c'è in quelle bottiglie non poteva che contaminare tutto un settore che secondo me non aspettava nient'altro, che un'avanguardia gli desse le chiavi per aprire quella porta. Quindi fondamentalmente è una logica conseguenza, a me non meraviglia, sarebbe meravigliato il contrario e sarebbe stata anche una sconfitta personalmente, ma poi qui abbiamo tutti una posizioni molto personali, anche se come vite cerchiamo sempre di più di costruire una casa comune anche da un punto di vista culturale. Per me non è una questione tanto di biologico o di biodinamico. Io per esempio evito di classificare i vini come vini biodinamici. Per me la biodinamica è un modo agricolo e finisce nel momento in cui io stacco il grappolo. Da lì in poi nasce qualcosa di differente, che è un approccio che alcuni chiamano naturale, artigianale, personale. La legislazione secondo me e quello che serve in questo momento è uno snellimento delle pratiche burocratiche, è uno snellimento e soprattutto un adeguamento delle camere di commercio e dei panel di degustazione delle camere di commercio. Sempre più vini straordinari, perché rispettano, quello sì, il gusto dei suoli e delle denominazioni, non della mano di chi le fa, vengono magari bocciati perché sono non conformi, ma perché sono non conformi a dei parametri ormai secondo me superati, e lì invece c'è da mettere mano, come c'è da mettere mano a una semplificazione normativa, per cui è logico che il passare tempo a fare registri e meno ad osservare le piante lascia sempre un po' l'amaro in bocca. Sulla necessità per esempio di classificare un vino biodinamico, io sono Demeter da tanto tempo, lo trovo meno interessante, ripeto, ma proprio perché la bellezza, come quella rivoluzione, quella avanguardia ha contaminato poi anche le produzioni più convenzionali, anche nel concetto nostro di parlare auspico un momento storico nella quale non siano chi fa biologico, biodinamico a certificarsi, ma siano chi fa convenzionale.